Buonasera, raccolgo l'invito del direttore di AgroNews, Stefano Indili, che mi ha posto alcune domande. Dottor Spirito, è arrivato finalmente l'atteso decreto di aprile da parte del governo. Conte parla di potenza di fuoco mai vista, è così? Allora, il decreto pubblicato ieri in tarda notte, è stata la lettura del mattino, stanzia diverse centinaia di miliardi di euro, di garanzie per prestiti bancari. Quindi, lo Stato mette il 90% di garanzia per un finanziamento bancario, l'altro 10% è dell'azienda. Limiti 25% del fatturato del 2019 o il doppio del costo del personale, sempre dell'anno 2019. Costo del personale si intende stipendi, contributi, INAIL, TFR. Tassi stabiliti dal decreto piuttosto bassi, a salire dal primo anno molto bassi per salire verso il sesto anno, durata 6 anni con preammortamento massimo 2, non bisogna avere debiti bancari deteriorati al 29 febbraio 2020, quindi bisogna essere in regola con i pagamenti di mutui finanziari e varie, e bisogna mantenere lo stesso livello occupazionale o incrementarlo. Oltre a non poter distribuire utili per 12 mesi. Questi sono tutta una serie di vincoli, poi ce ne sono altri un pochino più tecnici, ma in linea generale sono questi. La garanzia può essere il 100% per le imprese, per le microimprese, per chiedere fino a 25.000 euro, sempre col limite di un quarto del fatturato. In questo caso non rientra il doppio del costo del personale, quindi questo è rivolto alle microimprese, la garanzia 100% fino a 25.000 euro, con un quarto del fatturato sempre di limite, quindi un artigiano che lavora da solo e che fattura 50.000 euro in un anno può chiedere un prestito di 12.500 euro, anche qui 6 anni con preammortamento di 2. Diciamo che è un'iniezione di liquidità non immediatissima perché, come ha detto anche il presidente dell'ABI, i tempi non possono essere zero, insomma c'è comunque da fare un'istruttoria per quanto si cercherà di farla rapida, però penso che in 20-25 giorni le banche riescano a erogare già queste somme. Adesso questo poi chiaramente dipende dalle banche che anche se sono in difficoltà col personale che hanno smart working o comunque contingentamenti vari. E altra novità del decreto, inseriti nella cassa integrazione gli assunti dopo il 23 febbraio, che prima erano rimasti esclusi, quindi 24 febbraio e 17 marzo dentro la cassa integrazione, fino a ieri erano esclusi. Questo soprattutto nel sud Italia, visto che i primi di marzo ancora il coronavirus era ancora un pochino lontano, molte aziende avevano già assunto i primi di marzo dei lavoratori per iniziare la stagione, in questo momento erano in un limbo, dove non potevano essere licenziati e né potevano prendere la cassa integrazione. Quindi questa cosa ha sanato un vizio che c'era nel precedente decreto, questo molto bene. Alcune proroghe fiscali e contributive, non di tutto, per le aziende che dimostrano un calo del fatturato del 33% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, quindi marzo 19 con marzo 20, aprile 19, aprile 20. 33% almeno di calo di fatturato e rinvio non è neanche di tutto, quindi è da valutare questo con ognuno con i propri consulenti. Stanno emergendo critiche perché si tratta alla fine di prestiti, anche se con tassi azzerati a lunga scadenza. Allora, la scadenza l'abbiamo detta, non è a lunga, diciamo che sono 6 anni con 2 di preammortamento. I tassi non sono zero, sono calmierati, bassi sicuramente, dovrebbe partire da un tasso che è sotto l'1% per poi andare a salire leggermente, ma comunque dovrebbero essere tassi comunque molto molto competitivi. Diciamo che sostituire mancati ricavi con dei debiti, se chi ha scritto un manuale di economia gli si rizzano i capelli in testa, è una cosa che economicamente non è ineccepibile, diciamo. Solo che probabilmente nel governo hanno fatto una valutazione, non hanno voluto o potuto dare contributi a fondo perduto per i mancati ricavi a tutti, o non mancavano le risorse, o non ci sono stati vincoli di qualunque genere. Quindi adesso comunque mobilitando cifre sostenibili stanno comunque mettendo in circolazione una grossa liquidità.
certo, vincolato al sistema bancario. Diciamo che è un investimento, sono soldi che comunque un'azienda con un buon management può gestire per ripartire. Se l'azienda era già in difficoltà e non sa bene cosa farci, è chiaro che questo è un aiuto relativo. Gli effetti li vedremo fondamentalmente tra un anno e mezzo, chi sarà ancora in piedi e chi no. Anche la Regione ha attivato le prime misure che saranno votate in questi giorni in Consiglio. Come le giudica? Allora, la Regione Sardegna secondo me sta muovendo piuttosto bene, perché proprio ieri hanno votato un emendamento, un'integrazione salariale di 800 euro per i nuclei familiari fino a 3 persone, che diventano 900 per 4, 1000 per 5, insomma aumenta di 100 euro l'uno, per i nuclei familiari esclusi dalle indennità che sono stanziate a livello nazionale. Quindi se uno non era stagionale, non era assunto, quindi senza cassa integrazione, insomma in una fase di esclusione dagli altri ammortizzatori, prende dalla Regione 800 euro per il nucleo, o comunque si arriva a 800 euro a integrare eventuali altre forme di assistenza. Quindi si arriva comunque, la Regione arriva fino almeno a 800 euro. Quindi questa secondo me è una buona mossa che va a incrociare, a completare il quadro delle indennità, non lasciando nessuno escluso. Altra nota da dire, questo da tecnico, il portale Sardegna Lavoro, quello per le casse integrazione in deroga, che abbiamo iniziato a fare da ieri, aperto da ieri alle 9, ha funzionato sia ieri che oggi, nonostante la enorme mole di dati, vista la quantità di domande di cassa integrazione, ha funzionato in modo impeccabile. Una nota da dire, perché viste le enormi difficoltà che invece ha avuto il sito IMSS a livello nazionale, quando le cose sono fatte bene è giusto sottolinearle. Il sito dell'IMSS a oggi ancora ha enormi difficoltà. Quando si va a caricare delle domande di cassa integrazione nazionale, quindi non quelle in deroga o qualunque pratica, il portale fa sempre le bizze, bisogna spesso ricaricarlo, uscire, insomma non sta funzionando ancora bene. Allora, lei segue molte attività commerciali, quali possono essere le azioni e misure utili a dare ossigeno all'economia cittadina a partire dal rinvio delle attività? Allora, prima bisogna vedere il calendario delle riaperture. Si parla di metà aprile per alcune cose, fine aprile altre, metà maggio si vocifera per i pubblici esercizi. Ovviamente nulla di certo, aspettiamo, speriamo che sia il prima possibile. Potrebbe essere un'idea, in vista la situazione, visto che sicuramente si riaprirà con pubblici esercizi che avranno restrizioni importanti sulle distanze da tenere sui tavolini o sulle quantità di persone da servire al banco, magari fare una deroga per dare un pochino più di suolo pubblico per quest'anno, anche qui compatibilmente con la fruizione dei pubblici spazi, che non è che si possono riempire completamente le piazze, le strade, i tavoli, perché sennò si avrebbe l'effetto opposto, cioè che la gente cammina sopra i tavoli, quindi alla fine non risolveremo nulla, però potrebbe permettere di seguire le norme in modo più facile senza andare a ridurre i coperti in modo troppo drastico. Questa potrebbe essere una soluzione a impatto relativo, costo zero, insomma già potrebbe essere un aiuto alle aziende del settore che sono state molto colpite. In questo la domanda: come vede i prossimi mesi a livello locale, cosa dovrebbero fare le forze politiche di maggioranza e l'amministrazione per tamponare la crisi e avviare un percorso di rinascita? Anche qui aspettiamo un attimo le tempistiche di riapertura. Adesso sicuramente bisognerà inventarsi qualcosa per, a livello locale, sul turismo bisognerà cercare di parzialmente compensare la mancata primavera, maggio e anche giugno, che sarà spostato in avanti, organizzarsi per ottobre, novembre. Il clima in genere ci assiste in questo aspetto, per spostare in avanti un pochino e organizzare qualcosa. La gente quando uscirà dalle restrizioni comunque vorrà giustamente prendere una boccata d'aria e farsi un giro, quindi anche a livello regionale potrebbe essere importante organizzare qualche cosa. Chiaramente secondo me alcuni tipi di attività avranno
delle restrizioni, secondo me, per tutto il 2020, non ci sarà libertà totale per tutto il 2020. Quindi anche qui bisognerà vedere cosa si potrà fare e cosa no. Qua stiamo parlando di sagre, concerti e cose, bisognerà vedere cosa si potrà fare. Questo ovviamente lo vedremo nelle prossime settimane. Ultima nota, no, direi che abbiamo detto tutto. Grazie, arrivederci.